La situazione meteorologica sull'Europa centrale è governata da due figure, una depressione fredda sull'Europa orientale e un anticiclone più mite su quella occidentale. In mezzo, flusso nord-occidentale in quota che interessa le Alpi. Sabato passerà un debole fronte, quindi solo un po' di variabilità o cielo nuvoloso al mattino, poi schiarite interverranno nel pomeriggio. Sarà possibile sempre in mattinata, forse, qualche fase di nevischio sulla cresta di confine con l'Austria, ma probabilità comunque piuttosto marginale. Temperature ancora relativamente basse, certamente in montagna e nei fondovalle, al mattino, anche in pianura qualche grado sotto zero e in diverse località invece meno fredde sulla costa, con alcuni gradi sopra lo zero nei valori minimi tra 2 e 3 gradi circa. Le massime poi saliranno circa a 7 gradi su pianura e costa. Zero termico nel corso della giornata salirà verso i 1000 metri. E nel pomeriggio, in seguito al passaggio di questo debole fronte, si avranno anche moderati venti nord-occidentali oltre 1500 metri di quota in montagna. Domenica, una giornata caratterizzata dal cielo poco nuvoloso, per delle velature che passeranno nelle fasi centrali della giornata. Ancora freddo al mattino, a fondovalle certamente, valori ben sotto zero, e qualche gelata anche in pianura, invece ancora 2-3 gradi di minima sulla costa. Le massime saliranno un po' di più rispetto a sabato, quindi arriveremo a circa 8-9 gradi sia in pianura che sulla costa. Lo zero termico in montagna sale a 1500 metri, quindi si instaurano delle inversioni termiche. Sarà possibile quindi nella notte su lunedì anche qualche foschia. Appunto, inizio della prossima settimana, lunedì e martedì, poco nuvoloso per velature ad alta quota, sempre a seguito di correnti nord-occidentali, e temperature in lieve progressivo aumento. Le massime martedì potranno raggiungere anche i 10 gradi in pianura. E dall'osservatorio meteo dell'ARPA, Arturo Pucillo vi saluta.